È il secondo volume della collana 100 cose da sapere e da fare a, lanciata dal gruppo editoriale Raffaello. Abbiamo iniziato con Senigallia, poi con Pesaro e dintorni, e per me è stata una bellissima esperienza. Il pubblico ci ha premiato e in questi giorni sta uscendo anche 100 cose da sapere e da fare ad Ancone nella Riviera del Conero, quindi andiamo avanti. Ti sei inserita su qualcosa che forse mancava nella divulgazione di questa città, nel racconto, in questo formato così tascabile? Sì, perché esistono libri simili, ma sono per lo più legati a grandi città, quindi Firenze, Venezia, Milano, da parte delle grandi case editrici. Oppure ci sono dei libri magari più storici, fatti a livello locale, che non riescono a raggiungere una distribuzione ampia con case editrici come il gruppo editoriale Raffaello, che è leader in Italia su tanti settori. E in questo caso abbiamo proprio voluto valorizzare i territori della provincia, quelli meno inflazionati, del turismo non di massa, e il fatto che c'è stato un riscontro così buono ci fa capire che probabilmente le persone hanno anche voglia di riscoprire le città, i territori in cui vivono, senza andare troppo lontano e anche cercando un turismo esperienziale a 360 gradi. Cose da sapere e fare che spaziano dalla cultura al paesaggio, al gusto e agli eventi. Sì, qui abbiamo cercato di mettere davvero tutto, ovviamente 100 punti sembrano tanti ma non sono mai sufficienti, quindi noi diamo delle idee, dei suggerimenti, poi sta al lettore ampliare, approfondire, e lasciamo anche dei riferimenti utili per poter contattare le varie realtà. È un libro fotografico perché ci teniamo molto anche all'impatto visivo, e quindi siamo passati dai festival, ce ne sono tantissimi, le rassegne, la dimensione della città della bicicletta, città che legge, città creativa UNESCO della musica, quindi tanti titoli che Pesaro detiene, nonché tutta la parte dei dintorni che comprende il Montefeltro, i borghi, quelli più noti, quelli meno noti, da Gradara, Urbino fino a Sant'Ippolito, San Costanzo, Frontone, la montagna, il Monte Nerone, il Monte Catria, quindi c'è davvero un po' di tutto. Abbiamo citato dei ristoranti, dei locali storici, delle chiese, ovviamente musei, esperienze che si possono fare. Questo perché deve essere un libro adatto sia ai cittadini sia a chi raggiunge magari Pesaro per un weekend semplicemente dall'entroterra, e sia anche ai turisti che vengono da fuori.